Benvenuti, Namaskar, con il cuore e con la mente. Nuovamente eccoci qui per Yoga Harmony Morning Flow. Oggi, a differenza di martedì alle 6:30, cercheremo di entrare all'interno della pratica sul tappetino, valorizzando i principi di energizzazione attraverso la respirazione, l'onda vertebrale, le posizioni in piedi, le posizioni stabili, le posizioni di equilibrio, le posizioni sedute, le posizioni supine e un breve rilassamento. E quindi, a differenza dell'evening flow che abbiamo praticato martedì, cominciamo a metterci sul tappetino. All'inizio del tappetino io mi metto frontale verso di voi e cominciamo a muovere il nostro corpo, piegando, come vi ho sempre insegnato, le gambe e smobilitando la colonna vertebrale, sentendo ogni vertebra che si sblocca, ogni anello che si sblocca. E come potete vedere di profilo, sentiamo il corpo che continua a muoversi per effetto di una spinta, e con una inspirazione apriamo e con una espirazione contraiamo. Quindi lavoriamo sul retto dell'addome e lavoriamo sul cosiddetto banda, ossia quella valvola, quelle tre valvole all'interno del nostro corpo che ci consentono di far fluire in maniera più facile la respirazione, quindi il respiro. E l'effetto del diaframma ci consente anche di espandere la cassa toracica e di contrarla, di espanderla e di contrarla. E come vedete tutto il corpo si smobilita. Sciolgo, inspiro, apro e quando mi sento pronto, pronta, sollevo le braccia, incrocio le falangi. E quando mi sento pronto, pronta, ancora una volta punto i piedi ed allungo tutto il mio corpo. Inspiro, immagino di essere tirato da una fune immaginaria verso il soffitto e continuo a estendere, diventa un elastico il mio corpo, che meraviglia, e poi sciolgo, scarico le tensioni. Ancora una volta contrazione dell'addome. Morning flow, apro bene il mio corpo e cominciamo, espirando, a effettuare dei principi di piegamento laterale. Quindi inspiro, afferro il braccio destro con la mano sinistra ed espirando mi piego verso sinistra. Meraviglia, espiro, inspiro, apro bene, allungo ed espiro, vado verso destra. Mi apro, rivolgo lo sguardo eventualmente verso il soffitto e poi inspiro, allungo, espiro, sciolgo, scarico. Inspiro nuovamente, allungo, espiro, scarico, scarico e allungo tutta la parte laterale del mio corpo sul sinistro. Inspiro nuovamente e questa volta metto le mani a contatto con i lombari, inspiro, apro bene, inarco la schiena, vedete come inarco la schiena e poi incrocio le falangi e mi proietto in avanti, espirando, le braccia puntano verso la telecamera e poi espiro, sciolgo, appoggio le mani al tappetino e da questa posizione, quando mi sento pronto, espiro, allungo, allungo la testa, allungo il collo, porto le mani leggermente in avanti e poi espiro, accovacciato, inspiro, allungo, espiro, accovacciato, inspiro, allungo, espiro, scarico. Ancora una volta il bacino in anteroversione, inspiro ed espiro. E piano piano, vertebra dopo vertebra, risalgo. Apro bene. Buongiorno, saluto al sole.
Surya Namaskar, espiro, scarico le tensioni, allungo le gambe, fronte alle ginocchia, inspiro, sguardo in avanti, porto il piede destro indietro, lo sguardo che si rivolge in avanti, inspiro, apro bene le braccia, punto i piedi, espiro, sciolgo, allungo la gamba sinistra, mento alla gola, fronte al ginocchio sinistro, e poi con un atto di volontà appoggio il ginocchio destro, allungo la gamba sinistra, espiro, inspiro, sollevo le braccia e porto le mani sui fianchi. Un bel inarcamento, un'estensione del retto dell'addome ed espirando, appoggio le mani al tappetino, Chaturanga Dandasana, posizione della panca, piede e gamba sinistra indietro, rinforziamo bene l'addome e quando ci sentiamo pronti oscilliamo e scendiamo in flessione, isometria, petto, mento, ginocchia toccano il tappetino, appoggio il collo dei piedi e fluisco in Bhujanga, la posizione del cobra. Che meraviglia, continuo a oscillare a destra e a sinistra e poi con un atto di volontà espiro, posizione dell'inchino e da qui curvo la schiena, una pseudo quadrupedia e una posizione del gatto per poi puntare nella posizione del cane con la faccia rivolta verso il basso e continuiamo ad oscillare come sappiamo fare per poi ancora una volta in propriocezione, atto di volontà, sollevo la gamba destra, apro bene, sciolgo le tensioni, allungo le psoas e porto la gamba destra tra le mani. Inspiro, quando mi sento pronto sollevo di nuovo le mie braccia, apro bene e poi espiro, sciolgo, scarico le tensioni, allungo la gamba destra, mento la gola fronte al ginocchio destro, inspiro, apro bene, appoggio le mani al tappetino, allungo la gamba destra, sguardo di nuovo al ginocchio destro, espiro e di nuovo con un atto di propriocezione stacco la gamba sinistra e la porto sulla linea delle mani, inspiro, espiro, piego le gambe, piego tutto il mio corpo e piano piano, vertebra dopo vertebra, che meraviglia, risalgo, apro bene per ritentare e riassestare il mio corpo, scendo, scarico le tensioni, Ardha Uttanasana, inspiro, allungo la schiena e porto il piede destro questa volta indietro, piego la gamba sinistra, sollevo le mie braccia nella posizione dell'inchino per poi espirare, appoggiare la gamba e il ginocchio destro, allungo la gamba a sinistra, mento la gola fronte al ginocchio sinistro, espiro, inspiro, lo sguardo che va in avanti, espiro, allungo la gamba a sinistra, mento la gola fronte al ginocchio sinistro e da qui inspiro, porto il piede e la gamba sinistra indietro, oscillo in Chaturanga Dandasana, la posizione della panca e con un atto di volontà, petto, mento, ginocchia toccano il tappetino, appoggio il collo dei piedi e fluisco in Bhujanga, la posizione del cobra, quasi un serpente assonale, tutto il mio corpo che si apre ed espirando piego le gambe, posizione del bambino, curvo la schiena, punto i piedi, da uno pseudo gatto mi trasformo in un cane con la faccia rivolta verso il basso, piego le gambe a destra e a sinistra e quando mi sento pronto, pronta, sollevo la gamba sinistra, apro bene il mio corpo, allungo e porto la gamba e il piede sinistro tra le mani. Scarico le tensioni, allungo di nuovo la gamba a sinistra, mento la gola fronte al ginocchio, stacco la gamba destra e la porto tra le mani, espiro, sciolgo, scarico le tensioni e inspiro a mezza altezza e da qui andiamo a fare delle piccole estensioni sempre all'inizio del tappetino, afferriamo con tre dita gli alluci dei piedi
Inspiro ed espirando scendiamo giù divaricando i gomiti, mentola con la fronte alle ginocchia, inspiro di nuovo, chiudo i gomiti, sguardo in avanti, espiro, divarico i gomiti, mentola con la fronte alle ginocchia e sciolgo piano piano, appoggio le mani al tappetino, siamo sempre in questa posizione. Ed ora andiamo ad afferrare i talloni con la mano destra e la mano sinistra. Espiro in posizione accovacciata, inspiro, divarico i gomiti, allungo e salgo. Mentola gola, fronte di nuovo alle ginocchia ed espiro, che meraviglia, sciolgo, scarico. Inspiro, allungo, mentola gola, fronte alle ginocchia ed espiro di nuovo, sciolgo, scarico. Appoggio le mani al tappetino. E da qui con un atto di volontà risaliamo su vertebra dopo vertebra. La testa è l'ultima a salire. Oh, scarico le tensioni. Incrocio eventualmente le mani per aprire bene la cassa toracica. Retraggo le scapole. E quando mi sento pronto, sempre mi faccio vedere di profilo, posso eventualmente espirare e portarmi sul lato destro. Inspirare e portarmi sul lato sinistro, portando anche in pendenza il collo e la testa, di modo da aiutare il movimento laterale a destra e a sinistra. E poi con le mani sul fianco, siamo sempre all'inizio del tappetino, ci apriamo come un sole sulla lunghezza del tappetino e da qui scarichiamo. Inspiriamo bene in Suryasana, apro bene come dei raggi del sole, le braccia si muovono ed espiro, fluttuiamo. E ancora una volta, espiro, tiro una corda immaginaria, afferro una palla, espiro, mi muovo a destra e a sinistra. Guardate il bacino come oscilla, guardate tutto il corpo come si muove, lasciate andare anche eventualmente la testa in questa danza corporale. Lo yoga è unione tra corpo, mente e spirito. E da qui, quando vi sentite pronti, pronte, inspirate ed espirate, sciogliete, appoggiate le mani al tappetino, scaricate le tensioni e questa volta ruotate il piede destro di 90 gradi. Appoggiate la mano dove vi è più consono, di modo da mantenere una posizione allineata, anatomicamente parlando. Mettete la mano quindi dove volete, portate la mano sul fianco sinistro, rivolgete lo sguardo in alto e puntate la mano e il braccio sinistro in alto. Potete anche utilizzare l'effetto Yogarmuni, come vi insegno sempre, quindi lo scarico nell'espiro e l'allungamento nell'inspiro, lo scarico nell'espiro, l'allungamento nell'inspiro, oppure, ripeto, potete mantenere la posizione, rimanete lì profondamente, ancora per 3, rimanete ancora per 2, assaporate il corpo e la posizione per 1, che meraviglia, sciogliete, appoggiate le mani al tappetino, scaricate le tensioni, allungate, sentite il dorso, e quindi la parte posteriore del corpo come si allunga, e da qui circumnavigate, ruotate di 90 gradi, appoggiate le mani al tappetino, inspirate, espirate, sciogliete, scaricate e piano piano vertebra dopo vertebra risalite. Che meraviglia, lasciamo andare le tensioni. L'insegnante utile, bravo, sperimenta insieme a voi e io sto sentendo questo beneficio, quindi giriamo sul lato opposto e da qui spingiamo eventualmente un muro immaginario, ruotiamo di 90 gradi, posizioniamo la mano dove vogliamo, puntiamo il braccio destro in alto, nella posizione di Uttita Trikonasana, il triangolo dritto. Andremo poi a fare il triangolo rovesciato, sentite l'estensione della parte destra del nostro corpo. Potete utilizzare gli Yogarmuni, flow, per fluire nell'espirazione, estendervi nell'inspirazione. Fluire nell'espirazione,
estendervi nell'inspirazione, fluire nell'espirazione, estendervi nell'inspirazione, ancora per due, ancora per uno, e meraviglia, sciogliete, rivolgete lo sguardo al ginocchio, poi circumnavigate di 90 gradi, mani sul tappetino, inspirate, espirate, sciogliete, piano piano vertebra dopo vertebra, risaliamo e tutto il corpo si sblocca, la testa è l'ultima a salire, inspiro, apro bene, e da qui andiamo a ruotare il piede destro di 90 gradi, il piede sinistro a 45, i pollici sono incrociati, le altre falangi sono unite, curviamo la schiena ed allunghiamo anche il collo in questa posizione. Espiro, scarico, scarico. Rimango nella posizione, se questa posizione mi dà fastidio, appoggio le mani al tappetino. Inspiro, rivolgo lo sguardo in alto ed espiro, sciolgo, allungo la schiena. Espiro, stringo l'addome, rinforzo, rincrocio. Unisco, salgo, allineo centralmente, ruoto di 180 gradi, piede destro a 45 gradi, piede sinistro a 90, espiro, curvo, sciolgo e mi proietto in avanti, scarico le tensioni, metto la gola a fronte al ginocchio sinistro, ancora una volta, una posizione meravigliosa. Scarichiamo, possiamo appoggiare le mani al tappetino, allungare bene il collo, sentite la parte del tratto cervicale come è ben allungata e quando vi sentite pronti, pronte, curvate la schiena, risalite su piano piano vertebra dopo vertebra e ci portiamo in posizione centrale, espirando. Che meraviglia, sento il mio corpo, appoggio le mani sul petto e sulla cassa toracica e sento che nell'espirazione tutto si contrae, nell'inspirazione tutto si apre e ora andremo a fare pari vritta trikonasana nel triangolo rovesciato, quindi da qui ruotiamo il piede destro, solleviamo il braccio sinistro, mano destra sul fianco destro, inspiro, allungo, flessione in avanti, allungo, allungo, allungo e poi vado all'esterno andando a ruotare il mio corpo, il braccio destro si proietta in alto, posso mantenere la posizione come vi ho sempre insegnato oppure posso sciogliere nell'espirazione e nell'inspirazione risalire, nell'espirazione sciogliere e nell'inspirazione risalire per 3, 2, 1. Meraviglia, da qui potete mettere la mano sul fianco destro e poi piano piano sciogliere, ancora una volta allungare il collo, cerchiamo di rendere flessibile il nostro corpo e piano piano risaliamo su vertebra dopo vertebra e facciamo la stessa cosa in simmetria, quindi ruotiamo di 180 gradi, mano sinistra sul fianco sinistro, braccio destro in alto, inspirate, flessione, scendete in espirazione, poi con un atto di volontà vi portate all'esterno del piede sinistro, rivolgete il braccio sinistro e la mano sinistra in alto, quasi ad afferrare una linea immaginaria, un filo immaginario, potete rimanere nella posizione oppure sciogliere nell'espirazione e nell'inspirazione risalire, nell'espirazione sciogliere e nell'inspirazione risalire, ancora una volta nell'espirazione sciogliere e nell'inspirazione risalire per 2, meraviglia, per 1 e da qui quando vi sentite pronti, pronte, mano sul fianco, sciogliete, scaricate, risalite, scaricate. Apritevi bene inspirando e questa volta girate il piede di nuovo e la gamba la piegate di 90 gradi, posizione del guerriero. Guardiamo bene il nostro corpo e poi appoggiamo la mano sinistra alla gamba sinistra.
ci apriamo bene nel guerriero vittorioso. Sentite l'estensione di tutto il corpo, sentite il retto dell'addome, sentite che il corpo in sostanza respira, per poi sciogliere, risalire, appoggiare la mano destra e fare in direzione opposta una estensione. Aprire bene il petto e, se volete, potete aiutarvi appoggiando la mano sinistra sul fianco sinistro. Rivolgiamo lo sguardo in alto, manteniamo la posizione. Respiriamo profondamente per 3. Respirate, ragazzi e ragazze, per 2. Non rimanete bloccati e tesi per 1. E sciogliete, meraviglia. Circumnavighiamo. Portiamo le mani al centro. Inspiro, espiro. Iniziate a sentire la musica, una musica isotonica che ho messo come sfondo. Apritevi bene, una musica di concentrazione. E da qui espirate. Ancora una volta, simmetria. Portate il piede e la gamba sinistra. E poi piegate la gamba sinistra nella posizione del guerriero Virabhadrasana. E da qui, guerriero vittorioso, appoggiate la mano destra alla gamba destra. Inspirate, aprite bene, tutto il corpo si allunga. E poi andiamo in direzione opposta, appoggiamo la mano sinistra al tappetino, apriamo bene il braccio, il fianco destro, mantenete la posizione ed eventualmente potete enfatizzare l'apertura. Mettete la mano destra sul fianco destro, inspirate, rimanete per 3. Sentite le onde del mare di sottofondo per 2. Ed 1. Sciogliete, ritornate di nuovo in posizione centrale. Inspiro, espiro, sciolgo, curvo la schiena e piano piano vertebra dopo vertebra risalgo. Apro, scarico. Mani sui fianchi. Quando mi sento pronto, rigiro. Lavoriamo adesso su dei principi di torsione, quindi solleviamo il braccio destro e il braccio sinistro, ruotiamo il piede sinistro e lo appoggiamo a terra, allunghiamo la gamba destra e poi la ripieghiamo di nuovo, uniamo le mani, portiamo i gomiti, il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro, puntate il piede sinistro e sollevate la gamba sinistra. Potete rimanere in questa posizione, potete mettere addirittura il braccio destro sulla schiena e rimanere nella posizione respirando profondamente. Che meraviglia, io sento proprio il corpo che si muove, potete anche ondeggiare, muovervi con la gamba e il piede sinistro per 2, per 1, e sciogliete, appoggiate il ginocchio, scaricate le tensioni, risalite piano piano vertebra dopo vertebra. Inspiro, apro bene, espiro, sciolgo, allungo la gamba, punto il piede, risalgo su, piano piano mi porto in posizione centrale. Ancora una volta una spinta in anteroversione, retroversione del bacino, apro bene e poi sciolgo, scarico le tensioni. Di nuovo ruoto il piede sinistro, questa volta sollevando le braccia, e il piede destro anche con la gamba destra che ruota, il ginocchio destro si appoggia al tappetino e con un atto di volontà unisco i palmi delle mani all'esterno con i gomiti, risalgo, punto il sguardo verso il soffitto, punto il piede destro, sollevo la gamba destra, porto il braccio sinistro sulla schiena enfatizzando l'apertura e la torsione, e mantengo la posizione respirando profondamente per 3, respiro per 2, mantengo per 1. Che meraviglia, torsione, flessione, allungamento, tutto il corpo respira. Da qui apro bene, inspiro, allungo la gamba sinistra, scarico e poi mi porto in posizione centrale. Inspiro nuovamente con una mente nuova, salgo su e con un atto di volontà apro e vado a fare delle torsioni, quindi porto il braccio destro
all'esterno del piede sinistro. Ancora, mano sinistra sul fianco sinistro, inspiro, apro bene, espiro, sciolgo, scalo. Inspiro, apro bene, torsione come uno straccio intriso d'acqua, espiro, sciolgo. Di nuovo, inspiro, apro bene, rivolgo lo sguardo in alto, espiro, sciolgo, scarico le tensioni, oscillo a destra, a sinistra, che meraviglia. Appoggio le mani al tappetino, inspiro ed espiro, porto la mano sinistra sul piede destro, inspiro, apro bene ed espiro, sciolgo, scarico le tensioni, oscillo a destra, a sinistra, inspiro di nuovo, apro bene, rivolgo lo sguardo in alto ed espiro, sciolgo, scarico a destra e a sinistra. Di nuovo inspiro, apro bene, espiro, sciolgo, scarico le tensioni, appoggio le mani al tappetino, rivolgo lo sguardo in alto o in avanti e piano piano vertebra dopo vertebra risalgo. La testa è l'ultima a salire, espiro, sciolgo. Da qui quando mi sento pronto, pronta, ritorno di nuovo all'inizio del tappetino andando ad ondeggiare, ad ondulare il mio corpo, sentire tutto il corpo presente che c'è, che meraviglia. Andiamo a fare delle posizioni di equilibrio e quindi da qui quando ci sentiamo pronti, pronti, andiamo ad aprirci con le braccia, lato sinistro, quindi apro il braccio sinistro, sollevo il braccio destro, braccio sinistro che va ad afferrare il collo del piede sinistro. Quando mi sento pronto, pronta da qui, apro bene il mio corpo e mi proietto in avanti. Mantengo la posizione, aprendo e unendo pollice e indice della mano destra, respirando in Natarajasana, la danza di Shiva, ancora per 3, 2 ed 1. Sciolgo, meraviglia, tutto il corpo si contrae, appoggio le mani al ginocchio, scarico le tensioni e di nuovo risciolgo la posizione. Che meraviglia, vi faccio vedere dall'altra parte, stessa cosa, sollevo il braccio e porto il destro indietro, andando ad afferrare il collo del piede e poi scendo giù, andando nella posizione di Natarajasana, la danza di Shiva. Posso portare anche la mano al petto, quindi vi sto facendo vedere delle varianti e mantengo la posizione per 3, per 2, per 1. Meraviglia, risalgo con propriocezione fissando un punto immaginario, poi sciolgo la gamba ed eventualmente posso portare le mani a contatto col ginocchio, retraendo le scapole, ed espiro, meraviglia, sciolgo. Da questa posizione all'indietro andiamo a far corrispondere una posizione Uttanasana Padangusthasana con un equilibrio frontale e laterale, quindi solleviamo con un atto di volontà la gamba destra. Se ci sentiamo pronti, pronte, possiamo afferrare il ginocchio ed aprirci lateralmente verso destra. Per i più avanzati possiamo addirittura con tre dita andare ad afferrare la luce del piede destro e sentire tutto il corpo che si allunga, cercando di non inarcare la schiena. E poi apritevi o piegate il ginocchio, rivolgete lo sguardo verso sinistra e mantenete la posizione respirando per 3, 2, meraviglia, ritornate e quando vi sentite pronti, pronte, afferrate il ginocchio con le due mani e poi espirate, sciogliete. Ancora una volta un movimento articolare vi porta a sciogliere le tensioni. Quando vi sentite pronti, pronte da qui, sollevate la gamba sinistra questa volta e afferrate il ginocchio oppure afferrate con tre dita la luce del piede sinistro, come vi è più comodo. Fissate un punto e con un atto di volontà potete
potete portare il braccio destro verso destra, oppure afferrando, ripeto, il ginocchio sinistro, potete rivolgere lo sguardo verso il braccio destro e verso destra. Uttanasana Padangusthasana, una posizione meravigliosa, ancora per 3, 2 e 1. Sciogliete, con consapevolezza afferrate il ginocchio sinistro con le due mani, retraete le scapole e poi sciogliete, scaricate le tensioni. Inspirate bene ancora una volta e quando vi sentite pronti, pronte, potete incrociare le falangi ed allungare il vostro corpo, continuare ad allungarlo ed eventualmente puntare i piedi. Che meraviglia, sento che vengo tirato da un filo immaginario. Il collo eventualmente può andare leggermente giù e poi sciogliete. Inspirate bene e andiamo a portarci nelle posizioni sedute, quindi da questa posizione in Samastiti pieghiamo le gambe, uniamo i palmi delle mani e scendiamo giù, scaricando le tensioni. Allungo, allungo mani e braccia, tutto il corpo si allunga, sento che tutto fluisce a destra, a sinistra. E quando vi sentite pronti, pronte di nuovo, sollevate il vostro corpo, il vostro busto. Potete unire i palmi delle mani, andate a contatto, gomiti, ginocchia. Inspiro, allungo bene il nostro corpo, espiro, sciolgo, scarico e sollevo il braccio sinistro. Allungo bene il corpo, espiro, scarico le tensioni. Inspiro, sollevo il braccio destro, allungo il corpo, espiro, scarico le tensioni. Braccia in avanti, ancora una volta. E in questo frangente, inspirando, andiamo a portare il braccio destro e la mano destra indietro, il braccio sinistro e la mano sinistra indietro, andando a curvare la schiena, e lo scopo sarà quello di portarci nella prima posizione seduta, appoggiando i glutei, allungando le gambe. Siamo nella posizione di Dandasana del bastone. Vi faccio vedere di profilo, che è più facile da guardare in flessione e in estensione il mio movimento. Retraggo le scapole da qui. Quando mi sento pronto, sollevo le braccia, curvo la schiena, succhio lo stomaco indietro, mi proietto in avanti e cerco di afferrare con le mani la pianta dei piedi, o semplicemente con tre dita la luce dei piedi. Inspiro, allungo la testa, espiro, scarico, allungo il collo, inspiro, rivolgo lo sguardo in avanti, in Paschimottanasana, espiro, divarico i gomiti e scendo giù. Inspiro, allungo, espiro, scarico le tensioni. Meraviglia, da qui appoggio le mani ai quadricipiti, retraggo le scapole, porto le mani indietro, Purvottanasana, apro il mio corpo, allungo, allungo, allungo. Che meraviglia, sento l'estensione del retto dell'addome questa volta e continuo per 3, 2, 1, espiro, scarico, piego le gambe, rivolgo lo sguardo alle ginocchia e poi allungo la gamba destra, mantengo piegata la gamba sinistra e quando mi sento pronto, prima vado in una piccola torsione andando a rivolgere lo sguardo verso la spalla sinistra e immagino di strizzare gli organi interni, immaginando di avere veramente un straccio interiore. Espiro, strizzo e continuo nella mia torsione per poi sciogliere, fluire, andare di nuovo a incrociare le mani e allungare il mio corpo in avanti. Espiro, inspiro e da qui quando mi sento pronto apro nuovamente con una mente nuova il corpo e vado ad afferrare con tre dita la luce del piede destro. Inspiro, apro bene, sollevo il braccio sinistro e mi porto in avanti, in apertura. Se questa posizione vi dà fastidio potete aprire il fianco sinistro, rivolgere lo sguardo in alto, mantenere la posizione, respirare profondamente, ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Che meraviglia.
caviglia. Sciogliete, scaricate, baciate o accarezzate la vostra gamba. Grazie a tutti e tutte per esserci. Sciolgo la gamba, eventualmente posso piegare e portare lo sguardo alle ginocchia, espirando, e questa volta inspirando, gamba e piede sinistro allungati, gamba destra piegata, appoggio la pianta del piede destro alla gamba sinistra, e da qui andiamo in una torsione, rivolgendo lo sguardo come abbiamo fatto prima, ma adesso verso destra. Espiro, strizzo bene, allungo, 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 espiro, strizzo, strizzo. Sento il mio corpo che si allunga sulla parte sagittale e intanto sul piano trasversale effettuo una rotazione esterna. Che meraviglia, tre piani anatomici con lo yoga andiamo a comprendere tutto, ed espirando sciogliete, vi portate in avanti. Appoggiate le mani al tappetino o alla gamba o al piede ed espirando vertebra dopo vertebra risalite. Grazie ancora per la pratica insieme. Apriamoci bene e Kapada Janushirasana. Andiamo ad afferrare con tre dita la luce del piede sinistro e poi con il braccio destro scendiamo giù. Scarichiamo le tensioni o semplicemente andiamo a portare la mano destra sulla schiena, allunghiamo, manteniamo la posizione, respiriamo profondamente per 3, 2, 1 e sciolgo, rilasso, lascio andare le tensioni, piano piano vertebra dopo vertebra risale, retraggo le scapole, appoggio le mani al tappetino. Che meraviglia, sciogliamo adesso la gamba e il piede destro, appoggiamo la pianta dei piedi. Con un atto di volontà spingiamo, allunghiamo tutto il nostro corpo, allungo, allungo e mantengo, rimango nella posizione della panca, cerchiamo come abbiamo fatto per Evening Flow di retrarre le scapole, stringere bene i glutei, rinforzare l'addome e cercare di estendere il più possibile il retto dell'addome, manteniamo per 3, 2, 1, meraviglia, sciolgo, appoggio i glutei al tappetino, curvo la schiena, andiamo in Baddha Konasana, una controposizione di flessione, vi faccio vedere su questo piano, appoggiamo la pianta dei piedi con un atto di volontà, divarichiamo le nostre gambe, quindi andiamo in adduzione, da qui inspiro ed espiro, curvo e scendo giù, inspiro, espiro, apro bene, sblocco tutta la schiena, espiro, scendo giù, scarico, inspiro, apro bene, ed espiro, scarico, l'ultima volta, inspiro, apro bene, sentite come sperimentate il movimento del corpo, ed espiro, scarico, meraviglia, da qui ritornate, appoggiate le mani alle ginocchia, poi le portate leggermente indietro, se volete potete di nuovo allungare la gamba e portare la gamba sinistra piegata, da qui portate la gamba sinistra indietro, l'afferrate, l'abbracciate, curvate la schiena, sentite che il collo si allunga, che la schiena si allunga, e meraviglia, prendete, afferrate la pianta, o meglio le contre dita alla luce del piede sinistro, e allungate, stendete tutto ciò che abbiamo in particolare flesso, e poi scendete, scambiate, che meraviglia, piegate la gamba destra questa volta fronte al ginocchio e poi portiamo la gamba destra all'esterno, abbracciamo andando a curvare la schiena e con un atto di volontà sciogliamo la posizione, guardate che movimenti fluidi, allunghiamo e portiamo con tre dita la luce del piede destro e allunghiamo e portiamo la gamba in alto e poi sciogliamo. Portiamo ora la gamba destra divaricata, la gamba sinistra pure, e con un atto di volontà andiamo a scendere con le mani, andando ad afferrare gli alluci dei piedi, inspirare, aprirci bene, ed espirare, sciogliere e stenderci. Ancora.
ancora una volta, con una mente nuova, espirare, sciogliere, stendere. Ed ora quello che andremo a fare sarà inspirare, aprirci, incrociare le falangi, allungare, e scarichiamo, appoggiamo le mani indietro, inspiriamo, apriamo bene sollevando leggermente il bacino ed espiriamo, scarichiamo. Guardate, questi movimenti sono fondamentali, ci riportiamo di nuovo all'inizio del tappetino e con un atto di volontà questa volta incrociamo le gambe, appoggiamo le mani al tappetino e da questa posizione allunghiamo la schiena. Se vogliamo possiamo saltare, quindi con un saltino andare indietro, oppure semplicemente sciogliere la posizione, gamba destra indietro, gamba sinistra indietro. Ci trasformiamo in un cane con la faccia rivolta verso il basso e andiamo nella posizione del piccione, quindi da qui quando ci sentiamo pronti, pronte, solleviamo la gamba destra e la appoggiamo direttamente tra le mani, sulla linea delle mani. E da qui siamo in Kaputasana, nella posizione del piccione. Da questa posizione inspiriamo, apriamo bene il petto ed espiriamo, sciogliamo, appoggiamo le mani in avanti, scarichiamo le tensioni, continuiamo a sciogliere. Che meraviglia! Respiriamo profondamente ed eventualmente possiamo portare il braccio e la mano sinistra sulla schiena ed allunghiamo il braccio e la mano destra. Respiriamo profondamente ancora per 3, ancora per 2, che meraviglia, ancora per 1 e sciogliamo. Fantastico, da qui risaliamo ad una flessione, facciamo corrispondere una torsione, quindi portiamo la gamba sinistra indietro all'esterno della gamba destra, tallone destro a contatto con il gluteo destro, e come abbiamo fatto prima, una leggera torsione Ardha Matsyendrasana, solleviamo il braccio destro, andiamo con il gomito destro sul ginocchio sinistro e ci apriamo. Possiamo anche salutare oppure mantenere il nostro braccio e avambraccio lasco. Continuiamo a respirare profondamente, ancora per 3, 2 ed 1. Sciogliamo piano piano, riportiamo la gamba indietro, inspiriamo in Kaputasana, puntiamo il piede, la gamba sinistra, solleviamo la gamba destra ed atterriamo nella posizione del cane con la faccia rivolta verso il basso. E da qui inspirando, stessa cosa sul lato opposto, sollevo la gamba sinistra, mi apro bene, che meraviglia, porto la gamba e il piede sinistro tra le mani, inspiro, apro bene, allungo tutto il mio corpo e quando mi sento pronto, pronta, porto le braccia in avanti, allungo bene, espiro, allungo, 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 espiro, allungo, allungo, allungo e posso eventualmente portare il braccio destro sulla schiena, aprendomi bene, allungo, allungo, allungo e piano piano con un atto di volontà ritorno, inspiro, espiro, giro la gamba destra all'esterno della gamba sinistra, tallone a contatto con il gluteo, quando mi sento pronto, pronta, braccio destro indietro, inspiro, apro bene, ginocchio a contatto con il gomito sinistro, inspiro a lungo, espiro, torsione, sguardo che va verso la spalla destra, mantengo la posizione per 3, 2, 1, e sciolgo, sento la fluidità del corpo, rilascio la posizione, inspiro, allungo, punto il piede destro, sollevo la gamba sinistra e scarico le tensioni, ritorno di nuovo nel cane con la faccia rivolta verso il basso e poi mi trasformo di nuovo in un cobra, apro bene il corpo, sollevo le gambe e mi trasformo in un scorpione per poi sciogliere
appoggiare il mento, afferrare con le mani il collo dei piedi, inspirare, allungare, allungo, allungo, allungo tutto il corpo nella posizione di Urdhva Dhanurasana. Mantengo la posizione, ma allo stesso tempo cerco di oscillare a destra e a sinistra. Che meraviglia! Niente è teso, ma tutto è legato, tutto è interdipendente, per due, per uno. E sciolgo, che meraviglia! Porto i glutei a contatto con i talloni e poi lascio andare. Scarico le tensioni, inspiro, di nuovo appoggio le mani, piego le gambe e vado nel bambino, scarico le tensioni, sguardo rivolto in avanti, piano piano, vertebra dopo vertebra risalgo, appoggio le mani al tappetino, inspiro, inarco la schiena, tutto è fluido, tutto è consapevole. E poi da qui, incrociando le gambe, cerco di portarmi in posizione seduta. E quindi o mi siedo, oppure posso con un saltino portare le gambe in avanti, sciogliere la posizione. E da qui, piano piano, allungare il mio corpo, portando le gambe in alto. Oppure posso portare le gambe perpendicolari come mi è più comodo. Lo scopo è andare nella candela, quindi spingo. Afferro con le mani i fianchi, chiudo bene i gomiti e da qui allungo il mio corpo. Mantengo la posizione e respiro profondamente. Mento alla gola, fronte che si rivolge alle gambe. Le gambe possono muoversi, aprirsi, divaricarsi, incrociarsi, sentire tutto il corpo che ha una funzione di flessibilità e di movimento. Ancora per 3, 2, 1 e con un atto di volontà piano piano le gambe piegate vanno verso la fronte e da qui piano piano sciolgo il mio corpo e vado a portare, a depositare la schiena nella posizione di Ananda Balasana. Afferro la pianta dei piedi con le mani ed oscillo a destra e a sinistra. Che meraviglia! Oscillo, spalmo la mia schiena a terra e di nuovo con un atto di volontà, questa volta posso decidere di piegare le gambe, rivolgere lo sguardo alle ginocchia, espirando e sciogliendo la gamba e il piede sinistro. E da qui, piegando la gamba destra, la rivolgo all'esterno della gamba sinistra e mantengo la posizione. Apro in una torsione a terra, molto simile a quella che abbiamo fatto in equilibrio in piedi. Sento il mio corpo che ad ogni espiro si strizza come se avesse uno straccio intriso d'acqua al suo interno. Fantastico! Godo e mi godo la posizione e poi sciolgo. Afferro di nuovo le gambe, rivolgo lo sguardo alle ginocchia, scarico, allungo bene e porto la gamba destra a terra, allungata, la gamba sinistra all'esterno, torsione, lo sguardo che va al braccio sinistro. Mantengo la posizione. Sento tutto il corpo che si strizza come se avessi uno straccio immaginario intriso d'acqua. Che meraviglia! E poi piano piano ritorno di nuovo, gambe al petto. Appoggio la pianta dei piedi al tappetino, mani leggermente sui fianchi, a sostenere la spinta in alto. Ancora un buon inarcamento, un coinvolgimento degli organi interni, una contrazione dei glutei, un allungamento della parte posteriore e anteriore delle gambe e della parte bassa, per poi espirare piano piano, lasciare andare e depositare tutto il corpo. Di nuovo le gambe al petto, lo sguardo alle ginocchia e con un atto di volontà questa volta vi lasciate andare,
nella posizione di Shavasana, la posizione del rilassamento profondo, tutto il corpo disteso sul tappetino, inerme, pesante, a ritmo di musica neuronale. Le onde del mare ci guidano, il suono melodico ci rende attraverso il respiro consapevole del nostro corpo. Tallone destro, tallone sinistro, polpaccio destro, polpaccio sinistro, gluteo destro, gluteo sinistro. La parte del bacino, lombari, parte bassa della schiena, dorso, lato destro, lato sinistro, scapola destra, scapola sinistra, spalla destra, spalla sinistra, avambraccio destro, avambraccio sinistro, collo, dorso, palmo della mano destra, palmo della mano sinistra, fronte, parte frontale del mio corpo, sopracciglia, al centro delle sopracciglia, bulbi oculari, occhio destro, occhio sinistro, zigomo destro e sinistro, guancia destra, guancia sinistra, e giù fino alla narice destra, narice sinistra, guancia destra, guancia sinistra. Mascella, mento, gola, petto, addome, di nuovo bacino, quadricipite destro, quadricipite sinistro, ginocchio, tibia, di nuovo collo del piede destro, collo del piede sinistro, tutto l'intero piede con la pianta, il tallone, il collo, tutto il corpo disteso sul tappetino inerme, rigenerato, ricreato dalla sostanza della pratica yoga, yogarmi. Cominciamo a muovere le dita delle mani, i punti terminali del nostro corpo, le dita dei piedi. E a muovere la testa destra-sinistra, per smuovere il collo. E andare ad allungare le braccia, unendo le mani, allungare le gambe, puntando i piedi, inspirare e sentire tutto il corpo che si allunga, trattenete il respiro, trattenete la tensione, continuate, quasi la corda si spezza, e poi lasciate andare. Inspirate di nuovo, allungate tutto il vostro corpo, allungate le braccia, allungate le mani, allungate la gamba, allungate i piedi, continuate a tenere tutto questo allungamento, quasi la corda si spezza, e poi espirando lasciate andare.
che meraviglia, vi mettete sul lato destro in posizione rannicchiata, ad occhi chiusi vi spingete per portarvi in posizione seduta, gambe incrociate, andando in un allineamento normale a portare la mano destra sul petto, la mano sinistra sull'addome, sentire il vostro respiro, sentendo che le mani si spostano nell'inspirazione per effetto dell'apertura della cassa toracica e dell'addome, nell'espirazione si scioglie e si svuota. Inspiro, apro bene, espiro, vipassana, meditazione sul respiro. E continuate a mantenere questa posizione, questo assetto di principio posturale con meditazione e propriocezione, anche al di fuori del video tutorial offerto da 20 Hours e dal sottoscritto, l'insegnante Luca Siddhartha. Continuate, mantenete, ed intanto il sottoscritto ancora, Luca Siddhartha, vi ringrazia, vi invita ad approfittare dell'occasione che il nostro centro 20 Hours vi offre, sia in streaming che, sperando il prima possibile, di persona, offrendovi degli accessi, delle promozioni. E grazie al nostro centro che possiamo offrirvi il servizio, grazie alla vostra presenza, alla vostra costanza e alla vostra volontà di esserci, di apprezzarci e di seguirci. Ringrazio tutto lo staff di 20 Hours, ringrazio come al solito grazie a Ciliberti, ringrazio tutti i responsabili e vi offro l'opportunità di rilassarvi, ma anche di approfittare con i miei colleghi e le mie colleghe delle prossime dirette streaming, come da calendario, da planning, con il cuore e con la mente, nuovamente con una mente nuova. Vi ringrazio. E ci vediamo prestissimo, la prossima settimana. Grazie ancora e buona giornata nuovamente. Ciao.